la mia presenza qui oggi, è solo grazie agli sforzi di Vincenzo. È stata una lunga strada, diciamo così. Saluto il professore Ciro Di Nunzio, che è un mio amico, anche un mio maestro, e sono particolarmente emozionato di essere qui perché molti anni fa, sebbene quasi nessuno oggi lo ricordi, proprio in quest'aula, grazie agli sforzi del professore Ricci, allora del professore Di Mizio, della dottoressa Paola Magni, che oggi insegna in Australia, fu fatto uno dei più grossi convegni a livello mondiale che riguarda il nostro settore. Nei banchi dove oggi siete seduti sedevano investigatori dell'FBI, di Scotland Yard, dell'NFI olandese, delle più grosse istituzioni nel settore del campo. Catanzaro è stata la vetrina più importante, nonché anche forse la prima mondiale per quel genere di congressi. Speriamo presto col professore di ripetere questa esperienza. Il professore Pietrantonio Ricci è responsabile scientifico dell'evento odierno, tra l'altro relazionerà sul sopralluogo del medico legale sulla scena del crimine. Sì, buongiorno, è un convegno questo molto interessante, sia per le tematiche che sono molto sentite. C'è un grande interesse per le scienze forensi, non solo da parte dei protagonisti, cioè del mondo forense, giudici, magistrati, gli avvocati, ma anche da parte dei comuni cittadini, anche grazie alla diffusione di serie televisive che hanno un po' rappresentato l'importanza dell'evoluzione delle scienze forensi in termini scientifici. Nel nostro paese non siamo affatto indietro, possiamo contare sia su un livello molto alto da parte dell'arma dei carabinieri attraverso i famosi RIS, ma adesso l'arma dei carabinieri si sta ulteriormente perfezionando anche dal punto di vista organizzativo sul territorio, ma anche con la polizia scientifica e anche la Guardia di Finanza per quanto riguarda alcuni settori. Ma a parte questo, devo dire che il mondo universitario, in particolare la medicina legale, si è attrezzata per essere, come dire, tra i protagonisti di questa attività. E qui a Catanzaro abbiamo sviluppato, grazie anche alle potenzialità strutturali del nostro Ateneo, un rapporto molto proficuo con l'autorità giudiziaria e in particolare sia con i RIS, con l'arma dei carabinieri, che con la polizia scientifica, e questo sia per quello che riguarda l'attività sulla scena del crimine, per tutti i casi di interesse forense. Abbiamo un rapporto strutturato con varie procure, soprattutto con la procura di Catanzaro, ma anche dal punto di vista scientifico. Approfitto dell'occasione appunto per dire che con il nostro genetista forense, professor Di Nunzio, abbiamo organizzato, e con i colleghi di Reggio Calabria, il professor Barbaro, abbiamo organizzato proprio a Catanzaro, all'inizio di settembre, una settimana, un congresso molto importante proprio sulla genetica forense, sulla scena del crimine, a cui parteciperanno esperti internazionali molto noti. Quindi la Calabria non è indietro rispetto a questa attività.